Ok in Molise, sì, avete capito bene, per di più con un appuntamento di livello assoluto. Nel prossimo weekend, a partire dal 24 di febbraio, la due giorni di finali nazionali Under 18. Le gare si terranno a Campobasso, nell'impianto della palestra Sturzo, opportunamente adeguata per ospitare l'insolito evento. A proposito, meglio precisare, tecnicamente parliamo di hockey su prato. Al tavolo della presentazione stamane la preside Rossella Gianfagna, anche nella veste di delegata regionale della Federazione Italiana Hockey, insieme a Luca Mainella dell'Ufficio Scolastico Regionale e a Vincenzo D'Angelo, presidente del CONI Molise. Siamo felici, tra l'altro il presidente della Federazione Hockey è stato uno dei primi che mi ha contattato subito dopo la mia elezione e mi ha chiesto di attivarmi per promuovere un pochettino, per far conoscere anche qui l'hockey. Noi praticamente esistiamo un po' da quest'estate, settembre, io poi sono stata invitata alla festa dell'hockey nazionale e poi lì è nata questa sfida. Ho detto: perché non candidare il Molise? Chiaramente in poco tempo non è stato facile. E l'obiettivo che sta a cuore alla federazione, al CONI e al sistema scolastico regionale, quello di far innamorare dell'hockey i giovani molisani. I presupposti sembrano esserci. La vittoria, ovvero il raggiungimento dell'obiettivo, sarà, ma è quasi sempre così, frutto di un lavoro di squadra. Non mancate anche solo per la curiosità di vedere come un campo viene trasformato per poter fare hockey e come veramente si gioca questo sport, perché è molto molto affascinante.